Tutti i grandi artisti hanno sempre apprezzato le potenzialità del profumo. Luchino Visconti, per esempio, il grande regista, che era un grande esteta, comprendeva fino in fondo l'importanza del profumo persino nelle riprese cinematografiche, dove nessuno avrebbe mai sentito il profumo che si diffondeva nella stanza in cui lui riprendeva. E quando ha girato in Sicilia, il grandissimo film Il Gattopardo, Luchino Visconti voleva che la stanza in cui si svolgeva il ballo fosse impregnata del profumo delle zagare, forse per coprire gli odori, forse per rendere gradevole l'ambiente, e le donne, anche per sopportare probabilmente il caldo siciliano, le donne spruzzavano i loro ventagli con il profumo della zagara, del fior d'arancio, e quindi nella stanza, probabilmente durante i grandi balli delle grandi famiglie, si diffondeva questo meraviglioso profumo. Luchino Visconti volle, durante le riprese del ballo del Gattopardo, con la meravigliosa Angelica e il principone che ballano, intorno a loro c'è tutto uno sventagliare di ventagli, ventagli che erano tutti accuratamente profumati di fior d'arancio. E a chi faceva l'obiezione al maestro Visconti sul fatto che nessuno mai in una sala cinematografica avrebbe percepito quel profumo, lui diceva: no, ma vedrete che questo profumo si sente anche nelle riprese. E la scena è talmente, talmente bella, talmente grandiosa, che non possiamo che pensare che Luchino ancora una volta avesse avuto ragione.